Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Bene, mi sentite ragazzi? Bene, Io sì, tutto bene. ciao Andrea, perfetto. E ciao a tutti i ragazzi che ci stanno seguendo già disperati. Infatti vedo il grande Tony Gentile che mi dice sei in ritardo o non ti vedo io. Hai ragione Tony, eravamo in ritardo e abbiamo avuto un po' di problemi tecnici e quindi perché sono qua nel collegamento dallo studio. E adesso siamo riusciti, almeno dateci conferma per favore. Ragazzi, scrivete bene, Angelo, ti vedo subito operativo. Buonasera a tutti, dice il nostro Angelo Contorno che è già collegato. Togliamo la grafica, così ci siamo noi belli più che mai e vedete anche un pezzettino del nostro studio dove siamo ritornati al momento. Adesso con questo via libera, ormai legge o non legge. Avvocato, qua stiamo facendo di ogni, Per tutti lì. Pace libera a tutti, c'è stata. Bene, anche Francesca che saluto, ci vede, ci sente, quindi direi che siamo collegati. Scusate un po' di ritardo, ma avevamo, bene, forte e chiaro, grande Stefano, avevamo un po' di casotto, abbiamo rimediato e stavo già facendo brutta figura col nostro ospite in portoghese. L'abbiamo invitato e poi. E lo facciamo aspettare, poi non sappiamo se lo colleghiamo, no? Scusa, signor dottor avvocato, non sappiamo come cacchio fare, siamo in ritardo e mo l'abbiamo recuperato. Oggi è una puntata importante perché il tema, vero Dani, è scottante, diciamo. sì, era da un po' dai, che stavamo pensando di fare questi appuntamenti insieme ad Andrea, che oltre a essere un avvocato specializzato comunque in privacy e protezione dei dati, se non dico male, vero Andrea? Benissimo, dice Perfetto, benissimo. è stato anche nostro corsista, quindi sappiamo che è un super fan della fotografia e proprio durante una lezione era partita, una lezione di street photography se non mi sbaglio, durante un corso avanzato era partita tutta una discussione tra dove si può fotografare, dove non si può fotografare, cosa si può fare, cosa non si può fare, quindi era da un po' che pensavamo di fare comunque una diretta e poi un corso, un webinar proprio dedicato agli aspetti legali legati alla fotografia, ma volevamo che fosse una roba un po' più a mo' di tavola rotonda, un po' più, non la cosa noiosona dove ti dico tutto il codice e via. Quindi abbiamo No. elaborato con Andrea una cosa super pratica, proprio anche andando a cercare di selezionare le domande che ci poniamo ogni giorno quando o scattiamo o dobbiamo andare a pubblicare delle foto. Quindi, oltre a questa diretta di presentazione dove ci focalizzeremo su un argomento, anche perché il tempo non è mai molto, abbiamo preparato un webinar insieme ad Andrea e Fulvio. No, mi piaceva come prima che vi avevo uno a destra e l'altro a sinistra. Ecco, così. Ogni tuo desiderio è un Di ordine, solito si benissimo. dice beato tra le donne, no? Invece oggi Un po' al beato contrario. uomini. Abbiamo Giustamente. organizzato questo webinar di 2 ore e mezza, giovedì 11 giugno, quindi la sera, per permettere a tutti di partecipare, proprio dedicato e focalizzato su alcune domande molto specifiche legate appunto ad aspetti legali in fotografia, che poi metteremo il link di tutte queste domande ben dettagliate nel post che abbiamo fatto sul sito, così ognuno le può andare a sbirciare. No, infatti io sono molto contento di questo, Dani, perché hai raccontato bene come è partito il tutto durante proprio un corso in cui Andrea stava seguendo l'aspetto fotografico, perché mi fa piacere presentandolo, come hai già fatto bene tu, sottolineare il fatto che parte tutto da una sua passione per la fotografia, anche questo corso, webinar che terremo insieme, perché così avremo la voce sia del fotografo che della legge, diciamo in qualche maniera, chiaramente la parte dell'avvocato esperto. Adesso non ti voglio far diventare Andrea, no, chiaramente la cosa più grande di quella che è, diventano delle valutazioni, ma diventa molto interessante farlo sulla base anche di quelle che sono le indicazioni principali date dal codice, ecco, e quindi magari diventa interessante. Poi ogni caso è a sé, e già in questi giorni, quando organizzavamo un po' sia la diretta di oggi che il webinar che sarà l'11 giugno, che diceva giustamente Daniela, ecco che vedremo come ci siano tanti casi particolari che
hanno quasi necessità di quella famosa interpretazione che tanto diventa poi decisiva per arrivare alla, chiamiamola, soluzione dei casi o comunque ad una sentenza, perché poi parlando di legge si arriva a quello. A un qualche risultato. A un qualche risultato. Diventa interessante anche perché davvero io da fotografo, da street photographer, da reporter, da fotografo in generale, mi incontro tantissime volte con, mi incontro con valutazioni di persone che fotografate magari per la strada e si trovano un po' in difficoltà e mi dicono cosa succede, cosa non succede, perché, cosa fai delle mie foto. Per cui secondo me nel webinar andremo ad analizzare bene tutti questi aspetti, cercando di lanciare oggi un po' proprio alcune questioni che sono già molto interessanti secondo me, perché abbiamo preso alcuni esempi importanti da un po' analizzare e può diventare così quell'aspetto che spesso a noi fotografi un po' manca, la tranquillità del sapere dove possiamo arrivare o meno con il fatto di scattare su qualcuno in luoghi magari privati ma aperti al pubblico, per cui ci sono diversi situazioni che mettono un po' di tensione. Io lo vedo quando insegno fotografia, in particolare street photography, reportage, tutto quello che è, spesso i ragazzi mi chiedono, sì ma poi queste foto, ma le posso fare lì? Ma le posso fare di là? Ma dentro una stazione dei treni posso fotografare? Dentro un bar, per esempio, posso fotografare? Quindi diventano aspetti interessanti, non solo del poter fotografare, ma come chiacchiereremo durante la puntata di oggi, anche il poter utilizzare queste immagini, dove le posso mettere o meno. Ok, che dici Dani? Chiacchieriamo un po' con Andrea di tutte queste cose, grazie per aver organizzato tutto il live, so che hai un altro incontro e quindi probabilmente ci devi lasciare dentro le 7, dicevi. Vedo che c'è da Adele anche collegata da fuori, che ci dà supporto, mi sentite? Sì, perfettamente. Ah, ok, perché io mi vedo in ritardo invece, a scatti, visto che la mia connessione, anche la mia, a volte non è perfetta, allora avevo il dubbio di essere diventata remix, come mi hanno detto l'ultima volta i ragazzi della Cineteca mentre facevo lezione, mi hanno detto, guarda, ti sentiamo remix, dico, posto, ci manca solo la luce stroboscopica e poi siamo in discoteca. Vedo che c'è Adele anche da casa che ha già messo il link nei commenti per il webinar, quindi se qualcuno è interessato poi appunto ad approfondire tanti altri aspetti insieme a Fulvio e Andrea, e ci è piaciuto il fatto di tenere entrambi, quindi sia il fotografo che l'avvocato, in modo che possiamo vedere da una parte quelli che sono, quello che è la legge o quello che dice comunque il codice, e dall'altro quello che magari succede realmente per la strada. Le due cose a volte un po' si scontrano, no? Non è sempre così facile riuscire a fare tutto, come si suol dire, in termini di legge, però poi viene fuori il buon senso, anche di questo poi parleremo, no? È un tema interessante quello del buon senso. Io vi lascerei intanto discutere a voi due di questo... di questo caso, che è veramente molto carino. So che Fulvio avevi preparato, se sei riuscito a risettarti anche un paio di foto. Sì, mi divertirò adesso con la regia, come sai, no, che è il mio forte, chiaramente. Se no, Fulvio le descriviamo. Cioè. Se no le descriviamo, ma vediamo se poi riesco. Ecco qua, sì, ho anche lo schermo e qualcosa ho caricato, no? Qualche foto anche per dare un'idea di quello che può succedere. Abbiamo qualche esempio e da far vedere e che diventa un po' da spunto per quello che vogliamo un po' analizzare oggi, per cui grazie Dani, bene, ci riaggiorniamo e buon lavoro dall'altra parte. Qua io vado a chiacchierare con il nostro avvocato e a vedere di metterlo un po' in difficoltà. Io e a vicenda subito, lo dico. Perfetto, grazie, perfetto. Dani. Ciao Dani. Quindi Andre, dicevamo, volentieri partire un po' da una tua valutazione anche un po' generale su quello che può essere questo aspetto, visto che tu ti trovi a essere anche appassionato di fotografia, per cui mi piace partire un po' anche da lì. Noi ci siamo conosciuti per quello e il fatto di
di vederti prima fotografo e poi man mano scoprire sia la tua attività che nello specifico anche quello che segui, ti farei un po' presentare in maniera semplice, adesso non andare con tutti i dettagli clamorosi, perché so che con tutta la tua presentazione che mi hai fatto l'altro giorno siamo stati qua 2 ore, quindi ho detto 2 ore, no, ma avevo bravo. ancora da dirti, ci volevo ancora, Bra però va bene, poi alla fine. No, vabbè, io vabbè, in realtà sono stato subito contentissimo di questa, di quest'ipotesi che prima ancora di leggere come, no, come un'ipotesi di appunto dialogare sul diritto, ho visto come un approfondimento di base della fotografia, perché mi sono accorto, forse per deformazione professionale, io appunto come indegnamente come dire, mi presento, sono un avvocato che si occupa da sempre, direi, dal quarto anno di università, cioè, mi ha proprio preso come un palo in faccia il diritto all'informazione e quello della tutela della protezione dei dati personali, che è un ambito che in realtà sembra molto tecnico, no? Spesse volte la privacy, che palle, questa carta da firmare. In realtà è un ambito che va a toccare un po' tutto della vita, cioè qualcosa che va a toccare, è veramente trasversale, va a prendere i nuclei fondanti di tante, tante materie, di cui ci occupiamo e tocca fondamentalmente anche l'arte. Quando ho iniziato per mia passione il corso con il sommo Fulvio, perché ragazzi, cioè, avere come maestro Fulvio e aprirsi alla fotografia per la prima volta, per me è stata realmente una scoperta che poi ti spinge anche a lavorare meglio, a guardare certe cose, no? con un occhio nuovo, come sempre nell'ambito artistico. Diciamo che il parallelo l'ho fatto immediatamente con il lavoro che svolgevo, perché spesse volte mi trovo a dover difendere, a tutelare la riservatezza delle persone fisiche, a volte anche i sistemi delle società, di vari tipi di enti e quant'altro. Però la fotografia è qualcosa che come dire, va a porsi, va a toccare veramente il nucleo della persona, cioè va a toccare quella sfera di autodeterminazione che veramente rompe un po' quegli schemi, no? Con cui magari rompe Certo. perché si gioca in un istante, si gioca no? con la ravvicinanza col soggetto, col rapporto col soggetto, quindi tende a voler entrare anche nel merito della persona che è davanti. Io sto fotografando una street, prima di tutto un'anima, no? Degli occhi, Chiaro. un volto, no? Chiaro. No, diventa interessante questo aspetto perché chiaramente si va a mischiare poi il livello, chiaramente il rapporto umano fatto di relazioni, che comunque quello che stai dicendo, no, è verissimo. E noi durante i nostri corsi che seguivi di street photography e di fotografia più in generale, è chiaro che parlavamo tanto di questa relazione che si crea o con uno sguardo, come dicevi giustamente tu, o chiaramente anche con un dialogo, perché come spesso dico, soprattutto nella fotografia che piace a me, fatta comunque di relazioni, ci sta una parola col soggetto, magari anche dopo lo scatto. Non è detto che ci debba essere prima Esatto. per andare a modificare la situazione più spontanea che stiamo per fotografare, però dopo aver rubato questo scatto, a me piace avere un po' di relazione, un sorriso, una parola, cercare proprio anche umanamente di mettere a proprio agio le persone che spesso vengono un po', così si trovano a essere sorprese, ecco, dal qualcuno che le sta fotografando. Esatto. E lì è sempre un po' delicato perché, capisco che, sai, ci siamo trovati, no, nel chiacchierarne, nel quel borderline tra la relazione poi umana, dove a volte io ti dicevo no, ma Andrea, ma poi io con una parola risolvo tutto, e da quell'altra che tu poi mi dicevi ok, però Fulvio, magari ci sono degli aspetti da dover gestire. Ecco, ti faccio notare che nei commenti, già interessante, il primo commento che ci riporta Bruce Gilden, no? Che Bruce Gilden è quello che rompe subito questo problema del rapporto col soggetto. Tu mi hai insegnato che lui fonda, no? Il suo stile proprio sulla sorpresa del soggetto, no? Bravo, infatti questo so che sarà proprio un tema cruciale del nostro webinar che faremo assieme, lo possiamo vedere già un pochino accennare oggi, ma Certo. diventa un tema cruciale di quello che sarà nel webinar perché la street photography cruda che fa questo grande fotografo della Magnum, Bruce Gilden, ce lo ricorda Francesco che saluto, Bruce Gilden, un grande fotografo della Magnum, street photographer,
Lui cerca proprio una reazione forte nei suoi soggetti perché vuole trovare questa energia nelle sue fotografie e la ottiene in qualche maniera spaventando, tra virgolette, perché diventa una fotografia quasi con un assalto un po' a sorpresa, assalto non violento perché non tocca nessuno, ma chiaramente arriva a un metro di distanza dai soggetti e gli scatta in faccia con il flash, per cui arriva a essere molto invasivo nella comfort zone, a entrare nella comfort zone della persona, che a quel punto ha una reazione più o meno composta o più o meno scomposta, che interessa tantissimo Bruce Gilden e che in questa maniera può creare la sua arte. Ecco che è chiaro che Bruce Gilden ha anche un diritto d'autore molto importante, no? Non so se una parola esatto. Già su questo no, ce la vuoi. Esatto, il primo punto è questo, è che a livello autoriale Bruce Gilden ha affermato uno stile che è perfettamente iscritto nella sua modalità creativa e quindi è riconoscibile, no? E come tale non sarebbe Bruce Gilden se non facesse questo tipo di fotografie. Però, dico a Francesco, ma dico a tutti, dal fotografo che prende su la sua macchina ed esce in strada, iniziamo anche a dare dei luoghi, no? Cioè, a trovarci, perché non è uguale fotografare, questo nel webinar ne parleremo spesso, fotografare in determinati posti o in determinati luoghi, ci sono differenze essenziali tra il privato e il pubblico, e ci sono sfumature molto più interessanti di quel webinar, insomma, sarà bello poter portare degli esempi legati anche a quelle realtà un po' borderline, no? Legate ai posti in cui magari si transita, ai posti in cui il soggetto è secondario oppure il soggetto si iscrive nel paesaggio stesso, c'è tutto un tema che è la libertà di paesaggio, cioè ci sono veramente tante libertà di panorama, ci sono veramente tante questioni che poi entrano in gioco in una cosa del genere. Però mi ha stupito, Fulvio, quando abbiamo fatto quella conversazione che un po' ha aperto la strada a questo ragionamento, vedere come nella classe ci fosse proprio questa sorta di risposta negativa, una presunzione negativa dal lato del fotografo. Il paradosso è stato che invece io, dal lato invece giuridico, di avvocato, primo dovrei dire oddio, cioè, in realtà ci sono veramente tanti miti in una materia che di certezza non ne ha nessuna, cioè questa materia è un fumo densissimo, è un fumo che si combatte col diritto vivente, con la giurisprudenza, con sentenze spesso contraddittorie, quando non assurde tra loro, e in primis perché il fotografo lì deve essere anche bravo magari a saper dividere, tu dicevi bene prima, e nel webinar questo sicuramente sarà una delle 5-6 premesse da cui si parte per poter essere un fotografo più consapevole anche a livello legale, quindi sapere dove muoversi, sapere quando si sta mantenendo una direttrice del buon senso, come diceva Daniela, spoilerandoci il finale, sostanzialmente quella direttrice lì è quella su cui, una volta che uno conosce un po' meglio le regole in cui muoversi, i posti in cui fare o non fare certe cose, anche delle pronunce, poche, tante che siano, che sono riuscite a darti delle linee da seguire, dei paletti, e chiaramente magari non diventi Bruce Gilden grazie a quello, però acquisti anche confidenza, cioè diventi anche un fotografo Fulvio migliore nella relazione con il soggetto. Sì, sì, verissimo, ma infatti credo che diventi importante per quello proprio, andare a dare un po' di tranquillità anche su quello che si può fare e sentirsi un po' più anche sereni nello scattare sulle persone senza aver paura di rischiare l'arresto a ogni scatto, chiaramente. Volevo rispondere al signor Giuseppe Pittino che fa un appunto secondo me fuori luogo dicendo il grande Bruce Gilden, ma non ricordatelo solo per il flash selvaggio, non volevamo, Giuseppe, ricordare Bruce Gilden e tutto il suo lavoro, ci interessava adesso, se forse non aveva seguito il discorso iniziale Giuseppe, ci interessava nominarlo in quanto nel caso specifico segnalato giustamente secondo me da Francesco, parte importante del lavoro di Gilden è sicuramente quello del flash selvaggio e dello scattare sulle persone in maniera molto cruda. Poi tutti i suoi reportage fatti anche di spazi, di atmosfere, e ci potranno tornare interessanti, però Giuseppe, seguendo il discorso, mi faceva piacere segnalarlo perché giustamente nei commenti chi segue in un secondo momento o ci sta seguendo solo da adesso dirà oddio, ma come, non conoscono Bruce Gilden e ne parlano solo per il suo flash selvaggio. È un suo aspetto importante che fa comunque da riferimento per quello che sarà il nostro webinar, per tutte le persone
che e tutti i fotografi che scattano in questo periodo, è esplosa chiaramente negli ultimi 2 o 3 anni in particolare la moda quasi della street photography, che porta anche tanti, nel senso buono, ignoranti, nel senso buono intendo che ignorano gli aspetti anche di utilizzo, possibile utilizzo, e gli utilizzi e gli aspetti legali legati allo scattare per strada, allo scattare magari in determinate zone, e secondo me ci sono non solo la strada, ma viene considerata street photography anche lo scattare all'interno di luoghi aperti al pubblico ma privati. Perché io ricordo che parlammo già del lavoro fantastico di Anders Pettersen, un fotografo svedese che negli anni 60 ha fatto un lavoro fantastico su un bar che era al confine della zona rossa di Amburgo, se ricordo bene, e ha scattato, è entrato incuriosito in questo bar affollato, in questo locale affollato di persone un po' particolari, magari tutte le persone che non erano così, come posso dire, anche così benestanti da potersi permettere delle serate importanti nella zona rossa di Amburgo, vivevano un po' i sobborghi di quella zona, dove comunque alcuni locali un po' più semplici, un po' più alla mano, presentavano lo stesso tipo di intrattenimento. Non so se l'ho detto bene, avvocato, sto cercando di parlare con le parole, ecco, per non dire che era un mezzo bordello anche questo bar. Di giocarla così, ma va bene. Cercavo di essere alla sua altezza, avvocato Poligheddu, sì, non volevo... Adesso ho le nuvole attorno. No, perfetto. Questo sì, era interessante, perché poi diventa interessante anche non solo il rapporto, questo è un altro tema che sicuramente per un fotografo che vuole essere consapevole di quello che fa, che voglia essere consapevole di ciò che scatta e della presunzione legale di quello che scatta, diventa essenziale anche capire, no, il rapporto con chi poi... e frequenta un certo luogo, con le situazioni che si creano al suo interno, perché in alcuni ambienti, per esempio, non tutti lo sanno, però in quelli soprattutto di massima sicurezza oppure in ambienti di esercizi aperti al pubblico, non è sempre banalissimo inserirsi e scattare con la propria macchinuccia. Ci sono paesi del mondo, un esempio il Giappone, dove per esempio alcune tipologie di macchine, no, una cosa banale, non possono neanche entrare in determinate aree demaniali, in determinati musei, in determinati parchi. Ci sono anche veramente anche delle questioni di diritto d'autore che poi sarà bello vedere insieme, perché rasentano, vanno un po' a sfidare anche la logica, no? Per esempio, chiaro, quelle legate alla possibilità di prendere alcuni panorami in certe ore della sera, di poter inserire dei soggetti minori o meno in determinate situazioni. Cambia molto questo anche a seconda del rapporto che uno ha con chi poi gli consente di fare lo scatto con i soggetti, no? Pensate a chi fa il reportage, arriva lì, scatta, un conto è la street, un conto è Bruce Gilden, con tutto il bene che per carità fa tutti gli altri lavori, va benissimo, però, caspita, l'avere una essenzialità, un istante di quel soggetto, cambia molto, e non sempre uguale farlo in un luogo piuttosto che un altro, ha delle questioni veramente interessanti, veramente, insomma, approfondite, che sarà bello vedere. Infatti, secondo me, seguendo anche il tuo discorso, Andrea, vedo un'osservazione di Bruno Samori che dice che oltre al fatto della privacy delle persone, nel caso mirato della street photography, dice chiaramente qual è la dimensione del problema legato alle foto di architettura e opere d'arte utilizzato in foto compositive artistiche, perché poi è chiaro che il collegamento, secondo me, dimmi se sbaglio, Andrea, si gioca un po' sulla presentazione finale dell'immagine, perché c'è questa parola che ci ha già indicato Bruno, che dice l'aspetto artistico, vedi, in queste composizioni di foto artistiche, perché ci sono quelle foto considerate semplici, comuni, e ci sono le fotografie considerate artistiche, ma dove sta il confine tra una foto e tra un tipo di foto e l'altra? Chissà, qui diventa delicato. La domandona alla quale veramente parlarne, potremmo discuterne in realtà per veramente ore, come hanno fatto tanti giudici, anche da poco, mi risulta.
Però sì, ecco, in realtà Bruno, il signor Bruno ha centrato un tema essenziale, cioè uno dei temi di cui sicuramente c'è, cioè, una domanda autonoma che ci sarà nel percorso, che un po' abbiamo pensato, è certamente quello rivolto alle opere che hanno come oggetto architetture che si collocano, adesso lasciando perdere il dato creativo, che poi è un dato che si gioca spesso di foto in foto, di autore in autore, e ha anche tutta una sua storia giuridica, una sua logica giuridica, che se uno conosce poi studiandola la realizza, però è interessante che ci sono distinzioni per nulla banali. Per esempio, mi trovo magari davanti a un bene demaniale, mi trovo davanti a una collezione privata, ho alterato, sono uno che gioca molto con la post, ho determinate cose, faccio un certo tipo di ragionamento in post-produzione con un'opera che ho fotografato in un museo. Ancora prima, posso fotografare in luoghi come musei, posso fotografare loghi, c'è tutta una storia sulla fotografia dei loghi commerciali, dei loghi legati a grandi aziende, al loro sfruttamento, ai diritti connessi, c'è tutta proprio una storia. E chiaramente cambia notevolmente se parliamo di una foto semplice, che poi semplice vedremo che non è proprio, che non è proprio banalissimo, oppure di una foto a contenuto creativo, sicuramente. Mentre parlavi mi viene in mente che mi hanno fermato diverse volte scattando a Londra, in Italia, ma in particolare una volta a Caracas, mentre ero là con Daniela, però a Nairobi mi hanno portato via i poliziotti perché stavo facendo delle foto ad alcuni palazzi e ho passato un 2 orette, insomma, non proprio simpatiche, cercando però di presentare le mie fotografie. Non ho cancellato nessuna immagine alla fine, questo è importante, e secondo me, perché subito mi volevano intimorire le prime guardie che mi hanno bloccato mentre scattavo a mano libera su immagini, su queste vie di Nairobi, dove stavo fotografando dei, per me, palazzi anche semplici nel centro di Nairobi. Ci sono dei grattacieli fantastici, alcune zone incredibili, stavo scattando lì con la mia curiosità e tutto in massima buona fede, che chiaramente loro non sono tenuti a conoscere, almeno in partenza, la mia buona fede, e mi hanno fermato prima delle guardie, e poi è arrivata davvero la polizia perché io ho detto che le foto non le avrei cancellate e che dal mio punto di vista non c'era nessun motivo, nel mio intento non era certo quello di rivendere le foto a chissà quali gruppi terroristici, certo. Esatto, e quindi insomma ho dovuto discutere un bel po', però effettivamente quello, ecco, è stato un caso un po' particolare che riguarda un po' sempre queste strutture che potevano essere architettoniche, in quel caso sicuramente erano legati ad alcuni edifici, bravo, banche, assicurazioni, bravo, un po' particolari. E, non so, nel caso che volevamo un po' analizzare oggi un po' meglio per dare anche qualche pseudo risposta, perché è chiaro che non è facile, no? Andrea, dicevamo, il vostro ruolo è anche quello di mettere, quello degli avvocati in generale, di andare a giocare su queste zone grigie che pure il codice civile cerca di evitare, ma che per forza, di caso in caso, si creano. No, beh sì, le zone grigie adesso poi con la normativa europea sulla privacy, che ormai ha dominato gli ultimi 2 anni a livello di nostro bravo il tam-tam, stile anno 1000, adesso è arrivata la normativa sulla privacy, finiscono tutti. Qualcosa è cambiato, sì, qualcosa è cambiato, però in realtà, torno a dire, quello che deve guidare uno che, questo è fondamentale, la storia che hai raccontato adesso, per esempio, è esemplificativa di una dinamica che in realtà magari non a Nairobi, perché tu hai le ossa, l'hai vissuto in un certo modo. Era intenso. Guarda, io diritto o non diritto forse ci avrei ragionato sulla, però devo dire che ho uno stimolo in più e andare avanti, però già la dinamica di banalissimo, di uno che scatta in luogo pubblico, in strada, magari durante una cerimonia, e arriva qualcuno che ti dice tu devi cancellare le foto, magari anche con un modo violento, non ti dà neanche la possibilità di fare quell'interlocuzione che dicevi tu, no? Ecco, io questo penso che già lo possiamo dire, sicuramente poi c'è una risposta a questo tipo di dinamiche che nel webinar sceglieremo molto meglio, però già si può dire, non è così ragazzi, cioè non è che se vi arriva qualcuno e vi ordina, vi intima, non si sa bene a che titolo, cancella le mie foto, c'è la privacy, tu devi, funziona che tu prendi e fai, sì scusa, non volevo, sono qui per sbaglio, non è proprio così, cioè perfetto. Chi scatta ha dei diritti che chiaramente se non conosce ha più difficoltà a difendere, se conosce perlomeno instaura un dialogo che poi si gioca su tanti altri fattori sul luogo, per esempio anche il fatto che fossi in Kenya, ripeto, non è banalissimo,
ma se siamo in mezzo alla strada a Bologna o se siamo a Roma, se siamo durante un evento a partecipazione, ci sono un attimino di questioni da considerare. Non è proprio il primo che arriva che mi dice cancellami come se fossimo, stessimo parlando dei Certo. Masai, adesso ci fanno pagare per fotografarsi. Uno degli advertising che danno in Kenya, e di Sì, fotografi, sì, sì, sì. ho visto proprio quello, ma stiamo parlando proprio di un altro livello. Ecco, secondo me questo è un primo punto, una prima dinamica che più o meno, anche questo senso di colpa che magari qualcuno vive dopo aver fotografato, cambia gestirlo in un modo o in un altro, Bravo. sapere. Importante quello che stai dicendo, perché i fotografi spesso hanno quasi un senso di colpa, proprio perché secondo me hanno bisogno di avere qualche certezza, tipo quella che ci hai dato adesso, cioè il fatto di dire ragazzi, quando qualcuno per la strada vi dice cancellate la foto, e hai ragione, perché spesso chi lo fa si sente in una posizione di forza. In quanto magari semplicemente spesso capita è una guardia magari a cui hanno detto di dover almeno a Nairobi mi Certo. capitò questo e questi non sapevano dire nient'altro che dire ma mi hanno detto che non si può fare quando io gli chiedevo spiegazioni dicevano hanno detto che non si può fare io devo far rispettare un po' succede anche in Italia con relazioni diverse o con caratteristiche diverse, però succede un po' questo, uno ti dice, lei non mi può fare la foto, la cancelli, succede spesso, no? Per cui già partiamo dicendo questo lo possiamo dare come no, bisogna chiaramente Certo. essere intanto orgogliosi del proprio lavoro, quello che si è fatto, parliamo sempre in generale, anch'io dico sempre, non prendetevi paura, stiamo facendo delle foto, tanto per cominciare partiamo dal chiarire che cosa stiamo facendo, delle fotografie, non stiamo sparando a nessuno e non è che stiamo dando dei cazzotti in faccia al primo che passa. Per cui chiaramente già quel tipo di atto è molto semplice e comunque non porta a delle discussioni clamorose. E io spesso provo a dire ai ragazzi che seguono i corsi da me, siate anche. E provate a ribaltare anche le posizioni, a spiegare alle persone che state fotografando che chiaramente le state scegliendo quasi per inserirle nella vostra arte, no? O nella vostra fotografia. Quindi cercare di cambiare un po' i piani, classici di visione del problema. Esattamente, esattamente. Tra l'altro, Kusai, mio grande co ex compagno di corso con te, vedo che ha fatto un'altra Grande. domanda che c'entra il punto della questione, perché poi lo step dopo, bellissima questa cosa, scattare non è uguale a sfruttare o comunque a utilizzare la foto. Cioè, anche questo, vedi, è un processo che andrà sviscerato poi durante il percorso del webinar, perché lo scatto è un'azione che, se vogliamo, resta intima a un certo livello. Poi, chiaro, c'è sempre un diritto di cancellazione, ma della persona, ma che arriva dopo una serie di identificazioni anche legali, di ambiti di applicazione di alcune normative, in particolare quella europea sulla protezione dei dati personali. Quindi ci sono tutte delle dinamiche che, se uno è in grado di ricostruire, sicuramente vive con un altro spirito. Chiaramente, se uno prende, scatta, mette su Facebook, condivide, molto spesso scattare è dato per identico a condividere, quando in realtà stiamo parlando completamente di un altro pianeta, Bravo, totalmente. sono due passaggi diversi, perfetto. Infatti questo è importante e si può sicuramente già dire, cosa che dico spesso anch'io, però te ne chiedo conferma di questo sull'analisi anche che faceva l'osservazione che faceva Kusai, mentre siamo lì che stiamo scattando, non è che stiamo già pubblicando l'immagine e quindi sono due azioni diverse, no? A quel punto Sì, da oddio, andare. c'è chi fa magari la condivisione immediata, il scatto tramite le app di Facebook, le API di Google, ci sono mille versioni, ma lo scatto fotografico, in senso proprio anche tecnico, non Certo. presuppone assolutamente l'azione di condivisione, dello sharing. Quello è tutto un altro meccanismo che Ok. veramente non rientra lì, assolutamente. Ok. Però, per esempio, andando in qualche caso più specifico, e mi piacerebbe farti vedere qualche immagine, guarda, scattata proprio da Anders Petersen, quindi andiamo di infinito, che mi piace tantissimo, perché devo prendere il mio schermo, se lo trovo, e condividerlo con noi. Eccolo qua. Dopodiché vado a spostare te, Andrea, ma l'audio rimane attivo e anche il mio, e a far vedere a questo punto, dopo un attimo di infinito fantastico che mi allieta Grazie. sempre,
Esatto, sai, perché ci vedo tantissime cose in questo infinito, però far vedere... Mondi. Esatto, dimmi, dammi conferma se tu, Andrea, vedi a tutto schermo, per esempio, questa foto che è all'interno di questo Caffè Lemitz, che è il titolo del fantastico lavoro e libro di Anders Pettersen, siamo negli anni 60, ma vediamo che siamo all'interno di un locale aperto al pubblico, dove ci sono avventori, e lui sta scattando fotografie con persone che sono chiaramente riconoscibili. Sono situazioni anche molto particolari, fotografie potentissime, spendendo una parola su questo lavoro, Andrea, è una cosa incredibile, perché lui aveva una ventina d'anni e dice era curioso proprio, no? Come giustamente quando uno è fotografo ha voglia di conoscere un po' le situazioni. E dice, quando sono entrati in questo posto con la macchina al collo, lui è rimasto praticamente a osservare le scene senza avere né il coraggio né la forza di tirar su la macchina fotografica e fare delle foto alle persone. Capisci che le scene erano davvero perlomeno singolari, diciamo, in questa zona, giudicando anche da questa immagine. E lui non scattava e tutto all'inizio, la prima giornata, la prima serata, dice non ho fatto nemmeno una foto, avevo una voglia incredibile ma sentiva questa paura, no, di documentare delle persone eppure diceva sono in uno spazio pubblico, potrò fotografare, ma non si sentiva di tirar su la macchina fotografica e metterla in faccia alle persone, fin tanto che non è arrivato un avventore stesso, gli ha... così chiesto in prestito, preso la macchina fotografica, non so bene come poter descrivere, ma mi immagino un po' la scena, non c'ero chiaramente, e ha cominciato lui stesso, magari un po' brillo, per cui diventava tutto più semplice, no? I freni inibitori del personaggio avevano già ceduto, e quindi ha cominciato a fare un po' di foto alle persone. E questo ha dato la tranquillità poi a Anders Pettersen di cominciare a quel punto a fare lo stesso anche lui, riprende una volta che è riuscito a riprendersi, che riuscì a riprendersi la macchina, chiaramente. Quindi, certo. Ecco qua, secondo me può già diventare anche un caso interessante da valutare. È un posto aperto al pubblico, quindi posso fotografare liberamente le persone? Ti chiedo, avvocato Polighetti. Esatto. Guarda, in realtà la vicenda è anche qui, hai già entrato già subito una zona grigia, anche grigissima, perché prima di tutto queste foto che stai facendo vedere adesso a noi, ai nostri occhi, hanno sicuramente una finalità di documentale in qualche modo, cioè documentando una realtà, l'Amburgo degli anni 60, che poi in determinate zone, se ho ben capito anche quel che avevo anche a suo tempo letto di Anders Pettersen, lui era proprio in una di quelle zone, me lo dicevi anche tu, appunto, un po' particolari, un po' una zona di degrado, che se pensiamo ai reportage giornalistici che già noi facciamo normalmente su quartieri in degrado, su posti nel mondo particolarmente attenzionati, no, per la loro storia, esiste già un primo punto, che è la libertà d'espressione legata anche a rendicontare un pezzo di quella storia lì. In secondo luogo, chiaramente, le persone non sono secondarie. Noi qui abbiamo delle foto dove tutto è la persona, no? E questo certo. È interessante, perché è vero, e lo vedremo meglio perché sono gli aspetti tecnici che analizzare, come dire, in una direttina filata e senza anche magari delle slide, del materiale di supporto che invece forniremo, diventa un po' complesso. Però c'è certamente un discorso di consenso a essere fotografati, cioè, o meglio, più che consenso, c'è una sorta di permesso, perché anche lì vedremo che non si parla in modo univoco di consenso. Nella privacy, tipicamente il consenso è una base giuridica definita in modo molto specifico, gli articoli 6 e 9 del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, però qui stiamo parlando di un'altra cosa, qui stiamo parlando di parlavamo all'inizio, no, di una interazione con i soggetti. Qui stiamo parlando di un livello in cui io mi trovo in un luogo e devo essere sicuro che le persone che riprendo banalmente siano consapevoli che io mi sto muovendo attorno a loro, sto scattando delle foto, è un luogo ristretto, non siamo in una strada aperta dove la ragionevole aspettativa di riservatezza è diversa. Quindi vedi, già qui c'è una possibilità da adottare.
Certo, già ci cambia un po' il discorso, però può essere interessante questo da valutare perché le stesse persone si capisce bene che sono, come posso dire, consapevoli del fatto che il fotografo stia scattando delle foto. È un aspetto che delle volte ci può venire in aiuto, Andrea? Cioè magari io ho in mente in alcuni miei casi proprio personali di fotografie di cui poi non ho la liberatoria e ne parleremo di questo aspetto, sì, sì. Però mi piace già avere un po' la tua opinione su questo. Se, ecco, se una consapevolezza da parte della persona nel ritratto in cui magari ha una posa, sta guardando in camera. Esatto. Esattamente, okay. Esattamente. Quando la persona, adesso queste ricordiamo che non sono regole positivizzate, cioè non troveremo mai magari il dettato normativo che ci dice il fotografo che becca uno che si mette in posa, tacca, posto. Però è vero anche che trattandosi di un permesso, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, quindi l'atteggiamento che il soggetto deve manifestare, una volta che c'è qualcuno che capisci bene, si mette di fronte a noi in posa, si mette in un certo modo, fa delle mosse, fa delle cose, fa di sì con la testa, ci sono diverse sensibilità, torno a dire, che intervengono in quel senso, siamo di fronte a perfettamente una sorta di consenso, un permesso erogato per lo scatto. Poi ricordiamo che lo scatto e lo sfruttamento sono due cose diverse. Però questo è importante dirlo, perché effettivamente lì la possibilità di scattare quando tutto il locale è coinvolto, quando addirittura un avventore prende sulla macchina, no? Viene da dire, si mette a fotografare per te, è chiaro che c'è un clima che approva questo tipo di comportamento, e questo è importante a livello giuridico, non è banale il fattore dei soggetti, anzi è sempre lì, no? Stiamo parlando di questo un po' da tutta la diretta, perché effettivamente è uno dei punti chiave. No, assolutamente sì. Importante questo, perché dà anche più fiducia alle persone, ai fotografi intendo, che in quel momento dicono ma chissà se sono continuamente fuori legge, no? C'è un po' questa preoccupazione delle volte anche nel continuare a scattare, ma quindi ci stai dicendo che se a quel punto le persone in quella zona, anche in quell'area, in quel posto privato ma aperto al pubblico, lo definisco bene, no? Così, esatto, è un ambiente privato che è aperto al pubblico, un luogo privato aperto al pubblico, in realtà basterebbe solo chiamarlo appunto luogo aperto al pubblico. Il luogo aperto al pubblico, diciamo a tutti, è un luogo in cui è necessario uno step ulteriore, cioè c'è un esercizio che è tenuto da un titolare dell'esercizio, oppure pensiamo a un cinema, devo pagare un biglietto, c'è un filtro che appunto fa il suo lavoro e filtra l'ingresso delle persone, filtra le persone che possono accedere al suo interno. E questo lo stesso è fondamentale, perché cambia quello che vedremo, uno dei due criteri che regolano appunto un fotografo che legalmente sia un po' più consapevole, cambia anche la ragionevole aspettativa di privacy del soggetto, cioè cambia un po' l'asse entro cui noi possiamo scattare. Questa è interessante, ti faccio ripetere questa dicitura, frase, perché secondo me diventa interessante, la ragionevole aspettativa di privacy dei soggetti che noi andiamo a fotografare. Se io adesso entro in mezzo allo studio e ti scatto lì, tu diciamo che non immagineresti mai che io trovi lì dietro, ti incazzerai anche un pochino, immagino, dovresti essere alla diretta, non dovresti, ecco. Diverso è se ti becco per strada, mentre stai camminando, magari quando sei da sole, magari in mezzo a un mercato, in mezzo a un evento, ti scatto una foto e poi te la mando. Allora, stiamo parlando di due contesti in cui il soggetto, no, ha un'aspettativa diversa. Ok, perfetto, perfetto. Per cui sì, diciamo che anche, guarda, diventa interessante, sto provando a immaginare la persona che a volte può capitare, che va in giro in maniera anche molto appariscente, con, non so, ho in mente alcuni casi che mi sono capitati in giro, in particolare a Londra, ma anche qua in Italia, di persone vestite o agghindate in maniera molto appariscente che al momento dello scatto quasi si risentivano, come dire, oddio, cosa fai? E io in quella maniera, che è un po' il mio modo di fare, ma chiaramente non vuol dire che che io stia seguendo la legge, chiaramente, col mio modo di fare gli facevo presente, dico, guarda, bisogna che tu, non lo so, ti devi guardare, perché se vai in giro in questa maniera sicuramente mi muovi l'attenzione, la curiosità, e quindi si partiva già con un dialogo che ammorbidiva anche la sua posizione, se in un primo momento poteva essere un po' più risentita.
e gli facevo anche presente il fatto di essere o mezza nuda o nudo, perché uomo, donna che sia, con vestiti particolarmente colorati e cappelli particolari, a quel punto diventa secondo me anche più semplice dirgli: ma certo che ti sto fotografando, tu vai in giro così, non penso che tu a quel punto lo faccia per essere totalmente invisibile, no? Quindi, però vedi, posso dirti una cosa, quest'altra cosa è interessante, perché tu come reazione di fronte al soggetto che è un po' si ritrae, non è che hai proseguito, sei andato lì, no, stai fermo, stai... tu hai letto il soggetto, questo è fondamentale, per cui magari ne parliamo un attimo, e leggendo il soggetto hai cambiato l'interazione che hai avuto con lui. Questo a livello giuridico, ripeto, soprattutto, anzi, particolare nella privacy, conta tantissimo, perché un conto è, sono io che esco con la mia macchina e ad uso domestico mi tengo le mie fottine del tramonto, quelle che tu ami tanto, no? Non fai altro che dire: scattate foto dei tramonti, io adoro le foto dei tramonti. Sono le mie preferite. Esatto, portatemene più possibile. No, quindi un conto sono io, un conto sei tu che a livello professionale, quindi ti configuri anche come un soggetto che giuridicamente ha un'altra qualifica, anche a livello privacy, senza scendere troppo nel tecnico, però sei stato responsabile, cioè hai letto il soggetto e hai detto: io qua devo interagire con lui, hai usato il buon senso. A livello privacy esiste il cosiddetto principio di accountability, che vale anche per il tuo lavoro, cioè quindi per chi si muove. Scusami, si chiama il principio di, è mancata accountability, cioè responsabilizzazione. Questo okay. È introdotto proprio con una nuova normativa, cioè chi tratta dei dati, quindi per capirsi, chi fotografa lo fa tra l'altro nell'ambito di un'attività professionale, quindi si configura all'interno di questa normativa di cui stiamo parlando, deve essere responsabile, cioè okay. Deve muoversi e interagire con i dati che tratta in modo liquido, in modo responsabile rispetto al contesto in cui si muove. Questo è l'esatta applicazione di questo principio. Interessante. Un conto sei tu che magari hai anche sviluppato questa sensibilità, no? Con i reportage, con i lavori che fai, che hai fatto, che farai. Un conto è chi, mi immedesimo molto, solo per quello torno sempre a riprendere questo esempio, chi dal giorno dopo esce, prende la sua macchina e dice: ma sarò responsabile, starò comportandomi bene, sarò legalmente a posto, che poi legalmente a posto certo, è un concetto sì, un po' ampio sicuramente. Però sì, la responsabilizzazione è un punto che sicuramente va sviluppato. Nella bene, importante, allora guarda, mi piace perché... È sicuramente interessante questo aspetto, perché a volte io lo faccio più per la buona relazione e usando un po' di buon senso, però sapendo adesso da queste tue valutazioni che può diventare interessante e utile anche in chiave poi legale, il fatto di dire: bene, ho comunque interagito, no? E quindi portato su un piano di responsabilità diversa sia il mio modo di operare che la consapevolezza poi della persona che a quel punto è ritratta, può diventare un qualche aspetto che poi gioca a mio favore in una eventuale, no, continuare. Bravo. Con ok sì, anche perché se poi il soggetto ti dice: ma sai che c'è, mi piace questa cosa che tu sei un fotografo, no, ci parli un attimo, va bene, ti do il consenso a poter fare questo tipo di attività, questo tipo di foto, questo tipo di in questo luogo. Allora lì diventa veramente un consenso giuridicamente estremamente forte, anche per i principi su cui si basa il consenso. Il consenso deve essere libero. Se il soggetto non è libero di esprimertelo, di rendertelo, non siamo di fronte a un consenso. Se tu gli avessi puntato una pistola e detto: guarda, tu mi devi assolutamente dire che devi, puoi... Credo che si chiami estorsione a quel punto, no? Sì, entra in una serie di titoli penali che oggi non esaminiamo, quello faremo un altro webinar. Però perfetto. Sì, certamente è diverso, no? Poi deve essere specifico, certo, devi certo. Dargli chiarezza, trasparenza. Questo cambia, se sei d'accordo, secondo me cambia anche sul dato creativo della foto, no? Che c'è un dato tecnico che sicuramente quello lo fai, ci insegni solo fotografando, solo applicandoti, però c'è un dato creativo che anche quello a livello giuridico, e nel webinar spenderemo, penso, molto tempo anche su quello, è essenziale. Cioè, la differenza tra una foto semplice, che dicevi all'inizio, una foto creativa, che poi in giurisprudenza da ultimo è uscita una sentenza anche molto carina sul dato creativo rispetto a una fotografia anche paradossalmente di animali, che una volta era una foto semplice, molto semplice. Mi accennavi, no, questo interessante secondo me, che stai dicendo, di questa sentenza, qual era pure che me l'hai nominata?
No, la sentenza Cox l'ho ribattezzata io. In realtà è una sentenza del Tribunale di Milano che in una disputa con un noto tra un fotografo, questo Cox e questo stilista, sostanzialmente il fatto verteva attorno a una fotografia che in realtà abbiamo tutti in mente. Chiunque si immagina un lupo che ulula, 9 volte su 10, magari la notte con un po' di neve, ha in mente quella foto lì, che ha fatto il giro del mondo delle magliette, è finita sulle tazze, è finita ovunque. Marras, giusto? Marras era, Marras. l'ottimista, Guarda che invece la foto provo è di Cox. a recuperare se ho questa immagine. No, però avevo aperto il sito. Qua avevo aperto un altro discorso, delle foto. Ah, anche questo è sicuramente interessante. Però provo a cercarlo un attimo, questa foto del lupo, così la mettiamo. E qui che cosa è successo, Andrea? Che Ma lui... questo stilista, aveva utilizzato quindi questa immagine scattata da questo fotografo Esatto, Cox. senza chiedergli né l'autorizzazione né citando il nome. Quindi il fotografo che cosa fa? Giustamente, il fotografo lì si vede defraudato di un suo diritto, che è quello lo sfruttamento economico dell'immagine. E lo stilista lì ha difeso la sua posizione invocando il fatto che si trattasse di una foto in qualche modo semplice, si trattasse poi in realtà, apparentemente si è cambiato di una foto. Di una foto rielaborata e ha portato anche la rielaborazione. Ok, infatti, forse ti sei bloccato, spero non in maniera Del grafico definitiva. dell'immagine non è in... Ti avevo Mi senti? frizzato, eri frizzato, adesso ti vedo e ti sento. Provo a mettere l'immagine di cui stiamo parlando, mentre il nostro audio rimane attivo. Vediamo Attivo, ok. se ce la faccio a condividerlo. Dimmi sempre se la vedi, dammi Sì, conferma. eccola lei, Perfetto. perfetto lei, esattamente. Benissimo, ecco, vedi, in questo caso quindi abbiamo questa fotografia che è stata considerata un clone, no? Perché lui diceva, forse Marras all'inizio lo stilista considerava sì, questa immagine presa da Google in qualche maniera, però è stata magari rivista, come dicevi, però alla fine è stata proprio dalla sentenza considerata un clone, no? Della Esatto. fotografia Sì. di Cox. Sì, esattamente. Anzi, in realtà il tribunale poi ha accolto la domanda del fotografo, perché dice: in realtà lo scatto, adesso che tu ne parli più o meno, dice il tribunale, è sicuramente quello del fotografo statunitense. E in più ha dato la lite temeraria allo stilista, cioè come dire, ma perché mi introduci questi elementi, che sono immagini fuorvianti che mi hanno sviato nel giudizio? Quindi gli ha affibbiato Certo. anche un'ulteriore condanna per una domanda non richiesta. Ah, È molto cavolo, quindi. interessante questo, molto interessante perché poi va a iscriversi nel grado di creatività delle foto. Una volta effettivamente, a onor del vero, le foto di animali erano considerate mere riprese, però lì Ok. il dato creativo, la sentenza te lo va a parlare appunto a livello di opera fotografica, quando cita il fatto che si tratta di un'immagine che non riproduce appena un dato del reale, ma un personale modo di vedere la cosa. Quindi noi Certo. sappiamo, tu sai, noi sappiamo che il fotografo lì in quel momento, se un minimo non va in automatico e scatta No, ma come l'auto di Google. comunque tutti i suoi meriti ce li ha e mi piace che gli vengano riconosciuti in questa maniera. Ecco che questo mi porta però a pensare il caso del mio amico Tony Gentile, che, parentesi, grandissimo fotogiornalista, con cui avremo una diretta Instagram venerdì di questa settimana, venerdì alle 7, sulla mia pagina personale di Instagram, dove magari andremo a rivedere un po' questo aspetto, perché lui, chi è Andrea Toni Gentile, un grande fotogiornalista che per 30 anni ha fatto la cronaca e raccontato tutto quello che succedeva per agenzie fotografiche molto, molto importanti, ma che nello specifico, perché lo nomino adesso, perché ha scattato quella foto mitica dell'incontro tra Falcone e Borsellino, dove stanno chiacchierando tra di loro, quasi scherzando, è una foto molto intima e ci tengo a farla vedere perché l'avevo preparata per farla intravedere. Ritorniamo noi in solo audio. L'infinito è sempre fantastico. E ecco che qua abbiamo, ecco, questa immagine, benissimo.
che è appunto quella famosissima di Falcone e Borsellino che chiacchierano tra di loro, scherzano un attimo e che è utilizzata dovunque con delle sentenze questa volta che sono invece contrarie al nostro Tony Gentile, ai noi, e diventa un argomento molto delicato. E, soprattutto adesso considerando questa nuova sentenza del caso della foto del lupo e dello stilista, per cui non so se avevi voglia No, di dire anche solo il sicuramente tuo sì. parere su questo aspetto che ormai purtroppo è andato in sentenza definitiva. Ma in realtà, no, per fortuna questo aspetto qua dovrebbe essere in sentenza, adesso ne ho forse accennato a suo tempo, di la sentenza di primo grado, se non sbaglio, che dovrebbe Ok. essere appellata, perché è una sentenza importante, adesso ricostruita in effetti, sì, è una sentenza anche questa molto, molto, se non altro, argomentabile, no? Su cui si potrebbe parlare parecchio, Ok. per No, dirla infatti nel per gergo degli avvocati, Bravo, ma per perché... noi è stato uno scotto importante per tutta la categoria, perché quella è una grandissima foto piena di attenzione da parte del fotografo nel cogliere un momento intimo ed è una foto che diventa davvero, si porta dietro una potenza artistica, secondo me, fortissima e credo sia stata presentata come descritta come foto comune, se non sbaglio il Una termine, foto, sì, foto semplice, insomma, in qualche modo, una semplice, foto bravo, che non bravo ha il dato Andrea. creativo, però sì, ma in realtà adesso questa sentenza era Pazzesco. passata nei radar, mi dai l'occasione per su questa una cosa interessante. Nella sentenza si parla, se non erro, del fatto che il fotografo, per poter dare vita a un'opera creativa, ammesso e non concesso che il diritto possa parlare di arte, perché un conto è normarla, un altro conto è dire che cos'è l'arte per il diritto, che è un'altra Ok. cosa, e, anzi per fortuna che magari il diritto non definisce che cosa sia l'arte, non immagino gli incubi, però per parlare di appunto diceva, di un'opera creativa ci deve essere un lungo lavoro del fotografo, no? In qualche modo ci deve essere anche una ricerca accurata, una scelta del soggetto, del luogo. Pensiamo a metà della street photography, anzi tutta la street photography dal Novecento a oggi, a questo punto cancelliamola, non esiste più. Però mi viene da Bravo, dire esatto. anche quello che accade in questi giorni, c'è una foto molto iconica che io come l'ho vista dopo l'ho proprio insomma, l'ho salvato, l'ho sentito un po' un contraccolpo che tecnicamente corretto o meno che sia, documenta molto il clima di questi giorni del coronavirus, che è quella dei due vigili, no, in spiaggia a Sì. Rimini che vanno incontro al soggetto lì, Che stava prendendo il lui sole sta prendendo sullo il sole, sdraio. Porello. Ecco, quella è una foto che no, mi sembra che non ci sia. Non ci sia stata una lunga ricerca espositiva dei colori del soggetto da parte del drone che l'ha scattata, perché poi è tra l'altro un fotogramma, se vogliamo dirla tutta, però si da dire che non sia iconica, cioè che non sia creativa, che non abbia un Certo. dato, un contraccolpo correale, no? Certo. Allora forse la fotografia è un'altra cosa, non è appena questa ricerca tecnica, no? Bravo, Questo è grazie. Ti voglio sicuramente quello che mi viene da come dire. avvocato allora, ti voglio come avvocato. Bravo. Lietissimo. Grande, grande. No, ecco, dai, bene, abbiamo toccato anche questo aspetto. Io forse l'ultima cosa, perché l'avevo preparata, è questo aspetto dello scattare all'interno dei supermercati, per esempio. Sono equiparabili a quello che poteva essere un bar o forse quello che è una stazione dei treni o un aeroporto, non so se ci vuoi dire una parola su questo, perché avevo preparato il lavoro incredibile di questo artista cinese, se non sbaglio, che Liu Bolin, che lo posso far vedere perché ho qualche immagine che abbiamo presentato, che volevo presentare, appunto, il nostro infinito, benissimo, eccolo che arriva. E qui questa qualche immagine è scattata da questo artista, eccolo qua, qua lo vedete all'interno del supermercato, proviamo a metterla tutto schermo, si intravede il nostro artista in mezzo a cipolle, mele e arance, quello che deve essere, e si vede come lui sta creando una performance particolare, uno scatto comunque fotografico all'interno di questi supermercati. Sfruttati oppure poi ha allargato il suo lavoro, non l'ha fatto solo chiaramente solo nei supermercati. Lui è definito proprio l'artista invisibile. Guardate, per esempio, anche qui a Roma è veramente pazzesco. Quindi i suoi
meriti incredibili, ma la mia curiosità va soprattutto nel chiederti qualcosa rispetto a queste fotografie scattate all'interno di un supermercato. Se beh, vedi, qualcosa... la cosa già più interessante è che, a parte una, nessuna ha dei soggetti terzi all'interno dell'inquadratura. Ah, mi ha aperto sì, una esatto. signora lì che passa, questo sì, è un dato... Che questa poi era più di quasi un selfie per la signora, cioè sicuro, per presentare. Esatto, vedi che esatto. poi qua in posa, chiaramente in posa. Perfetto, ecco, vedi, sorridendo. Interessante quello che stai dicendo. In posa, sta sorridendo anche l'artista, perché vedi che ha gli occhi aperti, si intravedono forse, anche se avete un monitor piccolo adesso, o un telefonino, però si intravede che ha gli occhi aperti, cosa che durante la sua, diciamo così, installazione e per la fotografia ufficiale poi... non avrà, perché sennò si fa scoprire troppo facilmente. Già. Quindi qua hai ragione, la signora sta già posando, diciamo. Quindi questo è il primo dato interessante, cioè che lui si sia, abbia scelto dell'inquadratura, abbia scelto di rappresentare i luoghi in assenza di persone fisiche. Questo è già un primo punto interessante. Okay. Il secondo è legato, lo dicevamo magari all'inizio, alla possibilità di rappresentare o meno dei marchi, dei loghi di note aziende in modo chiaro e definito. Lì in realtà, a parte che mi è sembrato che non ci fosse il logo di nessuna azienda, ma immaginiamolo in mezzo al settore beverage, quello delle bevande. Certo. È chiaro che lì di loghi ce ne sarebbero stati tanti, però se mantiene questo livello di inquadratura, noti che i frame sono tutti quanti allineati, tutti come dire, adesso magari con lo schermo in effetti si vede il giusto, però se ci fossero dei loghi noi li vedremmo in modo equanime. A prescindere dalla posizione, ecco, questi sono accorgimenti che cambiano anche il modo di scattare, perché non c'è un logo o una posizione sola privilegiata rispetto agli altri, no? Questo è l'altro punto. Poi è chiaro che in un supermercato, così come in un bar, è facile integrare le molestie, perché poi la cassazione che esiste sulla fotografia ai supermercati fa sorridere, perché è una cassazione che in realtà va a riconoscere il dato di molestie per la fotografia scattato però in atteggiamenti, scattato in atteggiamenti persecutori, cioè c'è stato un passato con una persona. Invece è questo tipo di sentenza poi è uscita, è andata alla ribalta come la sentenza da se non si può fotografare nei supermercati perché si va in molestia, che sarebbe un controsenso logico micidiale. In realtà ci sono dei comportamenti, no? E qui torna l'interazione col soggetto, torna il modo con cui noi siamo consapevoli di poter o meno scattare delle foto e quant'altro. Chiaro, interessante, quindi anche questo aspetto molto interessante. Mi fa piacere che Adele con come foto image abbia inserito anche il link sia di Tony Gentile, che è un grandissimo fotografo, oltre a questa immagine mitica, e chiaramente ha 30 anni di carriera come fotogiornalista, puoi immaginarti. Spero che tu abbia tempo e ci voglia seguire anche nella diretta in Instagram che faremo cazzeggiando un po', ma parlando poi di fotografia venerdì sera. E anche la pagina che parla delle notizie riguardo l'artista cinese. Intanto vedo che il Bruno Samori presenta la componente creativa nel caso delle persone. È quindi cruciale nel definire il problema ora sul tappeto, quello che stiamo analizzando? Ma questo vale anche in merito a foto di opere d'arte utilizzate e casomai post-prodotte in un contesto foto-artistico. Lì c'è un discorso che è quello delle opere derivate, cioè bisogna capire a che quale percentuale di derivazione ha la post-produzione che stai realizzando. Ok. Perché, per esempio, sparo, però mettere una Mona Lisa col volto di, non lo so, Andrea Pirlo, che questo è un'idea che do a chiunque abbia questa follia o incubo notturno, è chiaramente uno stravolgimento dell'opera, di derivato c'è poco. Invece riprodurre fotograficamente l'immagine già potrebbe essere interessante, perché c'è un diritto di sfruttamento pittorico che esiste del Louvre su quel quadro. Non è banalissimo in realtà riprodurlo. Non è bravo, interessante che tu ci abbia già fatto questa differenza. Sì, mi piace questa specifica, e così abbiamo un po' risposto anche a Bruno. Io, Andrea, ti ringrazio tanto, ci hai dato diverse indicazioni, un po' di spunti. È chiaro che ci teniamo i segreti clamorosi per il webinar, però qualche indicazione mi fa piacere che sia saltata fuori, e ci ha dato anche l'opportunità di far vedere dei lavori geniali, come dice per Francesco Borgatti.
o di sicuro di parlare di Tony Gentile, che è un grande fotografo e che quindi è giusto anche che lo andiate a sbirciare, oltre a Bruce Gilden e tutti i suoi lavori. Ecco, vedi, che giustamente adesso noto in un messaggio, Edoardo Rossi segnalava, se guardiamo le foto di Bruce Gilden, che sono foto fatte di sorpresa con il flash per strada, lo dobbiamo mettere in contatto con il signore dunque Giuseppe, che segnalava prima, ma non parlate solo del flash selvaggio. È interessante, certo. Però è chiaro che in questo caso è parlavamo. iconico. Certo, iconico. Certo. Bene, ringraziamo Bruno che ci sta ringraziando a sua volta, quindi tutto un gioco di grazie. Però son contento, dai, mi sembra interessante, stimolante, ti terrei a parlare davvero per ore perché poi vengono fuori tutte un po' di curiosità. Vediamo il signor Antonio che dice, non so se c'entra con la serata, mi piacerebbe chiedere se è vero che quando si usa il cavalletto occorre chiedere il permesso per uso del suolo pubblico. Beh, questa è la classica domanda fantastica, perché nel webinar trovo una risposta, perché è lì il tema. Ok, però in una maniera proprio anche solo un sì, no, che possiamo provare a dare al volo? In realtà dipende dalla finalità con cui uno realizza la fotografia, anche di vedi, finalità, contesto, soggetti. Cioè, il mettere il cavalletto sul suolo pubblico non è molto diverso da appoggiare una bici, non è molto diverso. Non è molto diverso da temporaneamente appoggiare una borsa, cioè ci sono dei temi. Poi sai, è vero che il cavalletto in realtà è un'attrezzatura che è in qualche modo inferente alla macchina, quindi in teoria potrebbe anche essere considerata sportabile. Però che mi risulti non c'è un divieto assoluto, ci sono sicuramente dei ragionamenti che sono stati fatti e che si faranno. Ok, ringraziamo anche Sebastiano, il grande Seba Bellomo, che ci imposta l'articolo del grande Smargiassi, che riguarda infatti la sentenza sulla foto di Tony Gentile di Falcone Borsellino. E niente, Andrea, o meglio avvocato Polighedu, io la ringrazio tantissimo. No, mi piace, maestro, dai. Fulvio, bravo, diamoci i ruoli, ecco, ufficiali, che così diventa tutto più pomposo, chiaramente. No, bene, molto interessante e diventa, secondo me, interessante anche avere, magari se avrai tempo, un'altra oretta di incontro gratuito, chissà, per parlarne un po', magari sviscerare qualche altro tema, perché io già sono contento di quello che è saltato fuori e delle volte quando parlo con te anche privatamente mi sembra di averti, ho detto ok, ho già chiesto tutto, ho imparato mille cose, poi ogni volta è chiaro che gli argomenti ci portano anche a valutare nuovi temi, no? Ad andare a parare da altre zone. Grazie Kusai che ci segnala che è stato molto interessante, quindi grande Kusai. Alla prossima, anche Cristina Lovadina, bene, che ci vedremo al webinar perché siete già in diversi iscritti al webinar, che mi piace dire abbiamo messo un prezzo molto popolare per le 2 ore e mezza che avremo, per cui saremo insieme, grazie anche a Sara, saremo insieme io e Andrea a lottare un po' anche in maniera più cattiva rispetto a quello che abbiamo fatto adesso, dove eravamo d'accordo quasi su tutto, però cercherò di metterti io più in difficoltà e tu a me accusandomi di infrangere la legge ogni 3x2, però così sempre. Andremo un po' a vedere. Galera. Perfetto, un avvocato giustizionalista, mi è capitato. Esatto, perfetto. Esatto. Bene, allora grazie a tutti i ragazzi che ci hanno seguito, un grazie particolare ad Adele che è sempre operativa, Daniela che sta lavorando su altri corsi ma che ci teneva a presentarti, Andrea, perché sei stato un ospite super gradito e importante e quindi oltre a segnalare anche il tuo sito internet, che lo metteremo anche nei commenti, perché mi confermavi che avete un sito nuovo con il vostro studio. Esatto, dove... il nome è tutto un programma, cioè non c'entra la privacy, no, scherzo, in realtà è studiolegaleprivacy.com. Perfetto, così per non andare fuori tema, esatto. No, esatto, noi facciamo tutt'altro, vendiamo birra. Bene, che uno non venga da te per, non so, capito, un incidente, esatto, in auto, ecco, perfetto. Locazioni. Beh, esatto. Bene, ringraziamo tutti, ragazzi, Carlo, Seba, Stefania, tutti quanti. Un abbraccio, Andrea, sei stato carinissimo. E grazie a te e a tutti quanti. Ci aggiorniamo prestissimo. Buona serata a tutti e a presto. Grazie. E viva la fotografia. Grazie.
Ok.